Buongiorno, un cordiale benvenuti ai telespettatori per la prima edizione del TG odierna. Apriamo con le notizie che riguardano sempre i risvolti della guerra in Ucraina. L'amministrazione comunale di Pescara è al lavoro per l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Priorità ai controlli sanitari che verranno effettuati nel lab della stazione di Porta Nuova. Paolo Renzetti. È un gran lavoro quello che sta portando avanti anche l'amministrazione comunale di Pescara per l'accoglienza dei profughi che arrivano quotidianamente dall'Ucraina. Assessore, soprattutto l'assistenza sanitaria è più che mai una priorità. Sì, il Comune di Pescara è in prima linea per garantire diciamo, la sicurezza sanitaria, perché queste persone, soprattutto mamme e bambini che arrivano a Pescara, ovviamente poi potrebbero in qualche modo contagiare la popolazione residente. Per evitare questo, abbiamo in ovviamente collaborazione con la ASL attivato una rete di controllo preventivo sanitario attraverso tamponi che verranno somministrati puntualmente all'arrivo di queste persone. In più, diciamo sempre alla stazione di Porta Nuova questo avverrà, in più c'è la Questura, i Carabinieri e le Forze dell'Ordine in generale che controlleranno ovviamente anche l'affidabilità sociale, parliamo così diciamo di pedina penale delle persone che arrivano, per poter verificare che non siano persone poco compatibili con il tessuto urbano. Una volta fatto questo, ovviamente vengono portati alla cittadella dell'accoglienza per il ristoro, per un pasto e poi successivamente andranno a destinazione. Molto spesso hanno già una destinazione autonoma predestinata, perché quelli che arrivano a Pescara abbiamo notato che hanno legami con il nostro territorio o semplicemente arrivano a Pescara per poi andare addirittura anche in altre regioni. E il Comune di Pescara, coordinato dalla Sua Eccellenza il Prefetto, è divenuto hub provinciale perché il Prefetto ha voluto che tutti i comuni facessero riferimento al COC di Pescara per poter fare questa operazione di controllo sul territorio, per poi essere dislocati anche negli altri comuni per chi ha legami negli altri comuni. In questo modo riusciremo a centralizzare, governare e controllare quelli che sono i flussi di arrivo, che sono molto difficili perché praticamente arrivano anche alla spicciolata, ci sono persone addirittura che ieri mi dicevano sono arrivati in autostop e quindi è ovvio che sono difficili se effettivamente vanno in tutti i comuni della provincia. In questo modo abbiamo centralizzato diciamo, il governo del flusso in modo da far star tranquillo ovviamente dal punto di vista sanitario e sociale, come dicevo prima, anche il territorio. E ora il punto sulla situazione Covid in Abruzzo. I dati diffusi dall'assessorato alla sanità parlano di una lieve risalita dei casi Covid nella nostra regione, dove però scendono i ricoveri. Quanto al vaccino Novavax, i dati parlano di un vero e proprio flop in servizio. Calano sensibilmente i ricoveri negli ospedali abruzzesi, anche se si registra una leggera crescita del numero dei positivi in Abruzzo, dove la situazione è però ormai sotto controllo, come spiega ai nostri microfoni l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Stiamo negli ultimi giorni assistendo ad un andamento discontinuo dei contagi nella nostra regione, con dati che mutano a seconda delle diverse giornate. C'è però un dato incontrovertibile. Nei primi 9 giorni di marzo i nuovi contagi sono stati poco meno di 9.900, mentre nello stesso periodo di febbraio, se facciamo un paragone, erano più di 21.000. Evidentemente c'è questo deciso abbassamento della curva in maniera rilevante. È anche visibile il drastico calo della pressione ospedaliera, che presenta dati da zona bianca sia per quanto riguarda l'area medica e soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. Resta però al momento il numero molto basso di abruzzesi che hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione con il Novavax. Lo posso definire un vero e proprio flop. Avevamo a disposizione, come lei ha ben detto, 21.000 dosi. Di queste 21.000 dosi sono state somministrate circa 300.
vuol dire che c'è ancora una grande resistenza da parte di coloro che non vogliono vaccinarsi. La regione infine al lavoro per garantire il tracciamento dei profughi che stanno arrivando in questi giorni dalla martoriata Ucraina. Insieme alla prefettura abbiamo avuto un incontro insieme alla Protezione Civile dove abbiamo stabilito i luoghi dove potersi fare il tampone e quindi anche vaccinarsi e soprattutto cercare di avere quel tracciamento che è fondamentale per capire dove sono loro domiciliati e quindi avere una consapevolezza di quello che è il numero per ogni abitante, diciamo per ogni comune, il numero degli ucraini che sono in ogni comune. La cronaca, il prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo ha emesso un'interdittiva antimafia nei confronti di una società agricola avente sede nel territorio della provincia e operante nel settore della coltivazione di terreni, selvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse, società che attinge a fondi pubblici. L'interdittiva è il risultato di un meticoloso lavoro di monitoraggio per prevenire il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale del territorio. È la seconda interdittiva antimafia adottata in pochi mesi a Pescara. Occorre mantenere alta l'attenzione, ha sottolineato il prefetto, per prevenire tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel territorio, anche in considerazione dell'afflusso delle risorse del PNRR. Voltiamo pagina, il caro gasolio sta mettendo in ginocchio il settore dell'autotrasporto, la FITA CNA parla di rischio collasso per il settore, sentiamo. Il caro gasolio rischia di mettere davvero in ginocchio il settore dell'autotrasporto in Abruzzo. Facchinetti, voi avete incontrato anche il sottosegretario della giunta regionale D'Annunzio, cosa è uscito fuori da questo incontro e quali sono le prospettive per il settore oggi? Il caro gasolio sta determinando una sofferenza delle imprese che svolgono trasporto di merci e anche di persone che non si vedevano da tantissimi anni. C'è stato un aumento dei costi nell'ordine di, abbiamo stimato, circa minimo 20.000 euro all'anno in più per ciascun camion che viaggia in Italia. E tutto questo sta determinando veramente il collasso delle imprese che sono sull'orlo del baratro, proprio alcuni scelgono di non movimentare più le merci, non per protesta ma proprio per l'insostenibilità dei costi determinati da questo caro gasolio che non accenna a diminuire. E siamo consapevoli che le motivazioni non sono di carattere internazionale, quindi non è sicuramente la regione quella che potrà risolvere i problemi, però così come a livello nazionale la Confederazione, la CNA FITA nazionale stanno chiedendo al governo degli interventi concreti e soprattutto rapidi per risolvere l'emergenza, così noi a livello regionale abbiamo chiesto che la Regione Abruzzo si faccia carico delle istanze delle imprese del trasporto, sia attraverso una sorta di attività di solidarietà e di pressione nei confronti del governo in conferenza Stato-Regioni affinché ci sia l'adozione di misure concrete a sostegno del settore, sia tramite un intervento diretto con la concessione di alcuni sussidi che ovviamente dovrebbero essere stimati nell'ordine almeno di una decina di milioni di euro, così come è stato fatto in passato per altre categorie produttive della regione a causa della pandemia, così chiediamo che oggi venga fatto per il settore dell'autotrasporto che durante la pandemia ha garantito l'approvvigionamento di supermercati di generi di prima necessità, ha retto il paese senza chiedere aiuto allo Stato. Oggi il settore dell'autotrasporto ha bisogno di un aiuto almeno fin quando non sarà cessata questa terribile emergenza. La Regione Abruzzo sostiene la battaglia dei balneari in tutte le sedi, compresa quella giudiziaria. Siamo infatti l'unica regione in Italia che si è costituita in giudizio di fronte al Consiglio di Stato nella causa purtroppo malamente persa e rispetto alla quale il Parlamento oggi deve dare delle risposte chiare per tutelare innanzitutto il valore dell'impresa che si è creata con decine di anni e generazioni di sacrifici. Lo ha detto il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio intervenendo questa mattina nel corso della manifestazione
manifestazione a Roma delle associazioni di categoria dei balneari SIB e FIBA contro la legge che riforma il settore. Questa è la posizione della Regione Abruzzo, che continueremo a sostenere in tutte le sedi competenti. Per questo oggi qui insieme ai nostri operatori, ai sindaci della costa e al Consiglio regionale, ha concluso Marsilio. A Chieti i cibi maleodoranti nelle mense scolastiche, l'opposizione prende posizione e soprattutto chiede l'intervento al Comune di Chieti e la convocazione della commissione proprio delle mense al Comune. Sentiamo. Cibi poco cotti e maleodoranti, sono queste alcune delle lamentele che hanno manifestato i genitori degli alunni che frequentano le scuole di Chieti, dove offre il servizio mensa e dove gestisce il servizio mensa la ditta Lala Disa. Ma non sono le uniche, ci sono altre osservazioni. Sì, in effetti da tanto tempo che ci arrivano delle segnalazioni sia da genitori ma anche da chi ha detto i lavori all'interno delle scuole, che purtroppo i cibi che vengono distribuiti non sono della migliore qualità. Considerato che il Comune di Chieti già da tempo ha istituito appunto la commissione mensa che ha detto al controllo, noi abbiamo mandato di conseguenza una richiesta di convocazione appunto per avere chiarimenti, perché non è possibile che parliamo di bambini da 3 a 5 anni che non riescono né a essere alimentati in maniera corretta e non riusciamo neanche a capire se alla data di oggi, considerato che siamo ancora sotto criticità Covid, bisogna rispettare tutti quei sistemi igienico-sanitari per evitare appunto i contagi, e nonché, come c'era già sulla prima determina, il prezzo veniva aumentato perché bisogna fare le monodosi. Noi non sappiamo se alla data di oggi come viene distribuito, ma abbiamo una serie di reportage fotografiche dove ci dimostrano che non vengono rispettate nemmeno, diciamo, le basi principali per un conto, per una distribuzione almeno di controllo sanitario. Quindi mancherebbero anche le misure anti-Covid? Secondo la determina che avevamo all'inizio, dove si presumeva un costo aggiuntivo per le monodosi, noi oggi non sappiamo, considerando che siamo ancora in una fase di Covid, se viene distribuito in quella maniera. Per cui alla commissione che abbiamo voluto mandare tutto e convocare, chiederemo anche questi chiarimenti. Ancora uno stop produttivo da oggi fino a lunedì nello stabilimento Sevel di Atessa, dove viene realizzato il Ducato, per mancanza di materiale, nello specifico la scatola guida ZF. Lo ha comunicato l'azienda alle organizzazioni sindacali. L'attività lavorativa sarà sospesa dalle ore 14:15 di oggi, giovedì 10 marzo, fino alle 5:45 di lunedì 14 marzo. La produzione del furgone Ducato, salvo imprevisti, riprenderà regolarmente sul primo turno di lunedì. In questi giorni di fermo lavora solo il reparto CKD che produce per il Messico. Intanto oggi a Roma è previsto un incontro al MISE con Stellantis e sindacati per discutere di futuri investimenti in Sevel per la realizzazione di un nuovo furgone. Per domani intanto è stato convocato alle ore 11 nella sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione a Pescara dall'assessore allo sviluppo economico Daniele Damario il tavolo regionale Automotive. Si tratta della seconda riunione dopo la ripresa dell'attività iniziata a gennaio scorso. Il tavolo regionale ha l'obiettivo di affrontare con gli attori principali, istituzionali e non, le problematiche del settore che rappresenta una parte rilevante del PIL regionale. La proprietà cinese di El Foundry ha dato il via libera al cambio di agenzia per i lavoratori interinali. Il pericolo paventato è quello di una ormai accertata trasfigurazione del sito. I sindacati attaccano, la proprietà cinese vuole portare il loro modello lavorativo ad Avezzano. Sentiamo. Lavoratori e lavoratrici trattati come numeri e non come persone. Dai sindacati arriva l'ennesimo grido di allarme sulle incertezze attorno a El Foundry. La proprietà cinese ha dato il via libera al cambio di agenzia per i lavoratori interinali, lasciando a casa alcuni lavoratori in staff leasing che operavano da diverso tempo in azienda. Il pericolo paventato dalle RSU è quello di una ormai accertata trasfigurazione del sito dopo i disservizi a cavallo tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022 che avevano riportato a galla i timori
futuri per il futuro dell'azienda. Adesso siamo arrivati ad essere proprietà di una provincia cinese, quindi proprietà pubblica cinese, il cui intento è quello di esportare il loro modello organizzativo e lavorativo qui ad Avezzano, ridurre costi a più non posso con qualsiasi metodo. Sui lavoratori interinali è un altro esempio di quello che è la nuova gestione, nel trattare le persone come semplici numeri, se non rispondono a determinati requisiti vengono lasciati a casa senza alcun tipo di ragionamento e di rimorso, di rimpianto. Lavoratori che hanno dei contratti ai limiti della legalità normativa, infatti noi attiveremo presso tutti gli enti istituzionali delle verifiche, perché ci sono dei contratti che non esistono da nessuna parte. Il quadro è un quadro di massima attenzione, noi abbiamo più volte contattato le istituzioni, ci siamo incontrati con loro, abbiamo fatto anche una riunione con i capigruppo in consiglio regionale, non ci fermiamo alle istituzioni regionali, ma noi vorremmo arrivare fino alla presidenza del Consiglio dei Ministri, perché oggi il mondo dei semiconduttori è un mondo dichiarato dallo stesso governo e quindi dal Presidente del Consiglio un settore strategico per l'Italia. Perdere questa occasione semplicemente perché stiamo lavorando per far fare dei profitti che vengono poi riversati nelle casse di istituzioni cinesi, sinceramente questa è una battaglia politica che noi vogliamo denunciare, più grande di noi, ma che chiediamo aiuto e sostegno alle istituzioni. E ci spostiamo a Chieti, dove nasce l'Osservatorio Permanente del Commercio Teatino, uno strumento per supportare l'economia di settore. Un focus delle dinamiche della filiera commerciale, in particolare della domanda, che sarà utile come strumento di conoscenza e di programmazione. Assessore Pantalone, quali sono i primi risultati dell'osservazione emersa al tavolo del commercio? Sì, abbiamo costituito questo osservatorio del commercio cittadino insieme alle associazioni di categoria, recependo quella che è stata una loro istanza, ma perché ne condividiamo il perimetro, ossia è importante non soltanto in fase di monitoraggio ma soprattutto di programmazione avere idea di quello che è lo scenario nella nostra città rispetto a quello che è il quadro nazionale, ma rispetto a quelli che sono gli indicatori che provengono dalle associazioni di categoria, per studiare tutti gli aggregati, per comprendere quelli che sono i consumi nella nostra città, quello che è il numero delle attività presenti, quello che è anche l'aspetto legato alla domanda. Devo dire che già all'interno di questa riunione del tavolo tecnico del commercio nel quale abbiamo costituito questo osservatorio sono arrivati dei primi dati confortanti, segnatamente i dati del Centro Studi Nazionale della Confcommercio, che certificano come la nostra città stia dal punto di vista del numero di attività presenti in centro storico avanti a tante altre realtà simili alla nostra, penso per esempio ad Ascoli Piceno, dove noi abbiamo 174 attività in centro storico contro le 133 di Ascoli, piuttosto che in linea con le altre realtà abruzzesi. Questo ci induce ad avere sicuramente un clima di fiducia, sappiamo che il momento è di ripresa, sappiamo che la congiuntura non è proprio delle migliori, ma noi dal punto di vista di quello che è la nostra realtà, e questo ci fa capire che stiamo lavorando nella giusta direzione, sia attraverso le iniziative strettamente commerciali che stiamo portando avanti con il mio assessorato insieme al nostro sindaco, sia per quelli che sono gli eventi in città con il collega De Cesare che ci sta lavorando in maniera assidua, vuol dire che tutto questo sta portando al tessuto economico della nostra città degli importanti benefici, e sappiamo che dobbiamo continuare su questa strada. E siamo alla pagina degli spettacoli. L'associazione Primo Riccitelli di Teramo offre un anticipo della nuova stagione di prosa 2022-2023 con due spettacoli che si terranno al Teatro Comunale nei mesi di marzo e aprile. Fiori d'acciaio e Tre uomini e una culla sono i titoli che andranno in scena sotto la direzione artistica di Ugo Pagliai. Tania Bonici Castelli.
La Riccitelli torna al Teatro Comunale di Teramo con la prosa in un anticipo di stagione. Due spettacoli in programma nei mesi di marzo e aprile prossimi. Un assaggio della stagione 2022-2023 che partirà in autunno e alla quale si sta lavorando alacremente proprio in queste settimane sotto la direzione artistica di Ugo Pagliai. Due i titoli in scena. Fiori di acciaio di Robert Arling con Tosca d'Aquino e Rocío Muñoz Morales e Tre uomini e una culla di Colin Serrault. Torniamo al teatro di prosa finalmente dopo una lunga assenza con quello che non è ovviamente la stagione ordinaria di prosa che ripartirà nell'ottobre del 2022 fino alla primavera del 2022, ma con un piccolo anticipo, anteprima di prosa con due spettacoli che sono 25 marzo Fiori d'acciaio con Tosca d'Aquino, Rocío Muñoz Morales, tutte donne, sei donne, e il 26 aprile invece con Tre uomini e una culla, e sono tutti uomini, così ristabiliamo anche la parità di genere. Un'iniziativa, per così dire, quasi un fuori programma che la Riccitelli ha deciso di fare, perché in questi mesi, in questi ultimi due anni, c'è stata comunque tanta richiesta di teatro, quindi invece di aspettare l'ordinaria stagione di prosa abbiamo deciso di fare comunque un piccolo anticipo, sempre con la direzione artistica di Ugo Pagliai. Sono due commedie, tutte e due il rifacimento, adattamento di film del passato. La prima in particolare è una commedia brillante, però con degli spunti di riflessione anche più sé. Speriamo che in questo modo la tanta gente che ci ha chiesto comunque il prima possibile di fare prosa sia soddisfatta, che vengano in tanti, perché comunque noi abbiamo naturalmente bisogno del sostegno del pubblico e speriamo di fare il nostro meglio. E siamo allo sport. Il Pescara continua a preparare la gara di sabato ad Olbia. Si tratta di un test più che probante per Sorrentino e compagni, al cospetto di una squadra reduce dalla vittoria in casa della corazzata Modena. Quella del Nespoli sarà la terza sfida stagionale fra Pescara e Olbia, con i biancazzurri vittoriosi sia nel match di andata che nella sfida di Coppa Italia. Per la gara in terra isolana, Gaetano Auteri avrà quasi problemi di abbondanza. Saranno tutti a disposizione o quasi, considerando che anche Diambò e Memushai sono arruolabili. Tornerà disponibile dopo aver scontato il turno di squalifica Mirko Drudi. A Olbia dirigerà Bogdan Sfira di Pordenone. Seduta pomeridiana per il Teramo in vista dello scontro diretto contro l'Aquila Montevarchi di sabato pomeriggio alle 17.30. La sfida del Bonolis sarà diretta da Mattia Ubaldi di Roma 1. Intanto, dopo la squalifica, torna a disposizione di Federico Guidi anche Matteo Rossetti. Il centrocampista, dopo l'infortunio, ha trovato la fiducia da parte del tecnico. Ascoltiamolo. Ma io ho sempre giocato come mezzala sinistra, quindi diciamo che il mio ruolo è sempre stato quello, però ho fatto più ruoli, quindi appunto anche giocare in un centrocampo a due non mi porta problemi, anzi mi sto trovando molto bene, e quindi sì, diciamo che stiamo trovando una buona quadra e speriamo di ottenere più punti possibile, perché appunto siamo in un momento della stagione molto delicato dove ogni partita è veramente una finale, quindi speriamo che funzioni. Ma è normale che oramai manchino poche partite, quindi ogni partita è appunto una finale, ogni partita è fondamentale. È naturale che appunto contro l'Aquila Montevarchi e la Fermana sono due scontri diretti, quindi c'è una fetta importante per la salvezza. Sappiamo che appunto dobbiamo affrontarla come delle finali, però ogni partita sarà importante. Sicuramente contro loro due sarà un crocevia importante per capire appunto la nostra stagione come andrà. Giocare in casa è una cosa importante, il Bonolis deve diventare il nostro fortino, dobbiamo far capire che quando vengono qua affronteranno una squadra forte, tenace, che vuol portare a casa i punti, e sicuramente è molto meglio giocarle in casa che fuori, però
affronteremo comunque partite molto complicate, perché appunto tutte si giocano tanto come noi e tutte vogliono ottenere punti. E diciamo che ogni settimana io penso ogni giorno a lavorare, a allenarmi bene, cercare di fare quello che mi chiede il mister, e poi spero di essere messo in campo. Ora sicuramente mi sta dando tanta continuità il mister, quindi sono contento sicuramente. Diciamo che ho avuto un inizio di stagione in cui già all'inizio della stagione il mister mi aveva dato continuità, e poi ho avuto problemi per cui appunto mi sono dovuto operare, e quando sono rientrato, a parte le prime partite, poi il mister mi ha subito dato continuità, quindi sicuramente ho continuato a lavorare, ho cercato di lavorare sui miei difetti, però devo dire che ho sempre sentito la fiducia da parte del mister. Si è giocato ieri pomeriggio il match valido per i 16esimi di Coppa Italia tra Cinzia Albalonga e Castelnuovo. Ad avere la meglio sono gli abruzzesi ai calci di rigore. Ora la squadra allenata da Guido Di Fabio affronterà agli ottavi la Torres. Il servizio di Stefano Recanati. È l'ultimo arrivato Sparvoli a regalare al Castelnuovo il passaggio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Nel prossimo turno i neroverdi se la vedranno con la Torres. Sarà il sorteggio a definire la squadra che giocherà in casa il match. Di Fabio, con la testa al campionato, sceglie di far riposare diverse pedine fondamentali, dando spazio a diversi ragazzi della Juniores. Discorso diverso per la Cinzia Albalonga dell'ex Matelica Luca Tiozzo. La squadra dei Castelli, a ridosso della zona playoff nel proprio girone, punta molto su questa competizione. Infatti, nemmeno a dirlo, sono i padroni di casa ad avere in mano il pallino del gioco durante tutto l'arco dei 90 minuti. Prima emozione al 15esimo con l'ex di giornata Bolò. L'argentino rientra bene dalla destra ma poi calcia alto. Un solo minuto di Alessandro a mancare da distanza ravvicinata, un gol facile. Castelnuovo, arcigno in difesa, rischia grosso però al 27esimo quando Alessandro con un gran destro a giro coglie in pieno la traversa. La ripresa è ancora un monologo dei padroni di casa, che però non hanno fatto i conti questa volta con uno strepitoso Natale che in più di un'occasione salva porta e risultato. Sul finale Roberti potrebbe indirizzare la gara sui binari laziali, ma ancora una volta manca la precisione. Ai calci di rigore l'assoluto protagonista è ancora Vittorio Natale, che sbarra la strada prima a Barbarossa, poi a Nanni. Il Castelnuovo, dopo l'errore iniziale di Colì, è pressoché perfetto, con l'ultimo arrivato Sparvoli che dagli 11 metri regala una storica qualificazione ai neroverdi. Tempo per festeggiare però non ce n'è, visto che domenica il Castelnuovo sarà chiamato ancora ad una prestazione super in casa della capolista recanatese per uscire quanto prima da una posizione di classifica delicatissima. E stasera riparte la nuova stagione di Velò, la trasmissione di TV6 dedicata al ciclismo. L'appuntamento è per le ore 21 con il programma ideato da Luciano Rabottini e condotto in studio dal collega Jacopo Forcella. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Appuntamento all'edizione serale delle 19. Arrivederci. Thank you.